Taglio del nastro per la 28ª edizione di Agrem, la fiera dell'agroalimentare dell'ortofrutta, è stata inaugurata nella mattinata di oggi alla presenza del sindaco Giuseppe Nicosia, dei vertici Emaia, dell'ispettorato agrario di Ragusa e di tutti gli attori del mondo agricolo. L'edizione 2012 della fiera si presenta in un momento molto delicato per il settore agricolo, una fiera particolare in un momento difficile. In questo contesto Agrem è un'occasione per riflettere e studiare strategie appropriate. Non a caso Agrem chiama a raccolta gli stati generali dell'agricoltura siciliana. Un momento caratterizzante questa fiera, questa Agrem 2012, sono la chiamata a raccolta di tutti gli stati generali dell'agricoltura siciliana. Non potevamo fare altrimenti, non potevamo volgere lo sguardo rispetto altrove, rispetto a una crisi che attanaglia e che sta veramente danneggiando il settore e provando il settore in maniera importante. Agrem si offre come luogo di incontro di tutti gli attori politici e tecnici della filiera per fare il punto della situazione. Per il sindaco Nicosia Agrem non potevano svolgersi nonostante il concomitante momento di difficoltà economica. È un Agrem che capita in un periodo, in un momento di grandissima difficoltà, al punto che ci eravamo anche chiesti se aprire e realizzarla. Poi il presidente giustamente ha pensato che invece fosse uno dei momenti in cui poter discutere ancora di più dei problemi dell'agricoltura, metterli in evidenza. Ecco che l'Agrem, la Fiera Emaia, diventa anche centro e motore propulsore di idee, di proposte, di iniziative di confronto del mondo dell'agricoltura. Una fiera di nicchia che racchiude tutte le eccellenze della nostra terra. Sono oltre 60 gli espositori e abbiamo diviso, diciamo, l'area riservata all'enogastronomia da quella riservata invece alle esposizioni prettamente agricole.